Allora, eccoci qui con qualche minuto di ritardo per questioni tecniche, ma insomma ci siamo, vogliamo fortemente, abbiamo voluto fortemente questa puntata, l'ultima, di questa lunga serie di Transitiamo Umani qui su Radio Poetanza, perché appunto stiamo per chiudere per le ferie estive, torneremo a settembre, nonostante i numerosi impegni di tutto questo bel gruppo di poeti e poete, e però cercheremo anche di consolidare questo percorso che, tra l'altro, ha dato tanti risultati positivi, ci ha permesso di riflettere, di confrontarci in un periodo difficile, complicato, pieno di trasformazioni. Questa sera siamo tornati su un tema che abbiamo già affrontato. Quello dei connubi, delle connessioni, delle contaminazioni tra poesia e pittura. Perché è importante? Beh, perché sono due arti abbastanza vicine, pur partendo, pur praticando due linguaggi profondamente diversi. Beh, possiamo dire che c'è un livello musicale, un livello di rarefazione e quindi di risonanza anche nella pittura, cosa che nella poesia è molto più facile. E però, appunto, si sono tentate si è tentato varie volte, insomma, di mettere insieme queste due arti. Non è nato nessun genere a sé, ovviamente, e però io credo che sarà una contaminazione che continuerà ad essere praticata. Ci siamo dati quindi l'ultima puntata per provare a misurarci, è la parola giusta, perché appunto ci sono vari modi per mettere insieme questi due linguaggi, un livello di base, possiamo dire, quasi didascalico, un livello medio che potremmo definire di commento, di appoggio, soprattutto quando si parte dalla pittura e poi un livello un po' più alto di risonanza in cui le due opere in qualche modo si parlano proponendo anzi al lettore un risultato terzo, qualcosa di più elevato, di più rarefatto, ma che arriva con una sua unicità. Vedremo questa sera di capire come i vari poeti e poete si sono misurate con queste varie categorie, a partire poi da proposte che sono stati loro stessi a fare. Quindi, da una parte, appunto, la proposta dell'opera pittorica, non necessariamente famosa, non necessariamente classica, e poi la poesia. Allora, partiamo con Maurizio Mazzurco, che è stato tra i primi ad affacciarsi, eccolo qui. Buonasera Maurizio. Ciao, buonasera a tutti. Allora, grazie per essere sempre un po' attento anche alle questioni tecniche. Del resto, appunto, essendo in pensione, ti puoi permettere queste Di fasi stare più di attento. fare più attenzione. Prego, a te la parola. Allora, mi devi ricordare soltanto dove andare a pescare la tua Io proposta ti ho pittorica. mandato per WhatsApp un file Sì, WhatsApp. ragazza alla finestra, mi Sì, sembra. sono Ragazza alla finestra e L'assenzio, sono due quadri. Benissimo. Allora, ragazza, con quale cominciamo? Beh, diciamo che io ho scritto una poesia unica basata su questi due quadri. Va bene, li Diciamo manderemo in sequenza in perché non li posso sequenza, mandare prima, tutti e due. sì, prima La ragazza alla finestra e poi subito a seguire L'assenzio. Ecco La Eccolo qua. ragazza alla finestra, sì. Allora, fammi. Ecco qui. Questa poesia, cioè, io ho scritto la poesia basandomi su due quadri, e tutto è nato da uno dei famigerati laboratori di poesia che si fanno, un laboratorio di poesia sui cinque sensi. Nell'ambito della puntata, diciamo così, sulla vista, ci sono state sottoposte una serie di fotografie, disegni, quadri, fra i quali due quadri. E a me è venuta l'idea di associare questi due quadri in un'unica poesia, come se
questo quadro che adesso stiamo vedendo di Salvador Dalì, La Muchacha en la Ventana, fosse un po' il preludio, l'antefatto, la speranza in un futuro che poi nel quadro successivo, l'assenzio di Degas si traduce in qualcosa di frustrante. Eccolo qua. Eccolo qui. Allora, leggo ci ho voluto di più a raccontarlo che a leggere la poesia, perché la poesia sono 8 versi in tutto. Assenzio per ragazza alla finestra. Caro ricordo, e la finestra aperta sul mare, speranza azzurra e sguardo che scaldava il tuo cuore nella luce. L'incantesimo della fata verde ora vi scalda, ma restate assenti e vicini, e nello sguardo spento, inebetito, chino, non c'è il mare, ma lo squallido spoglio pavimento. Davvero tanti complimenti, Maurizio, perché hai costruito delle corrispondenze straordinarie tra Costruito una appunto trama, diciamo, fra una questi trama due tra, quadri. beh, Sì. innanzitutto tra gli sguardi che appunto di una si immaginano, dell'altro si vedono benissimo, e poi appunto questo, diciamo così, questa disposizione verso il futuro. Che appunto cambia completamente, quasi un po' all'opposto tra i due, e dire appunto che rappresentano tutte e due, diciamo sì, due momenti storici che quasi si possono sovrapporre, lo stesso ambiente, quello appunto parigino, francese, che ci dà due punti di vista. In particolare il quadro sull'assenzio parla in maniera quasi definitiva dei disastri che poi nel Novecento avrebbero fatto le droghe, le sostanze psicotrope e soprattutto questa incomunicabilità, questa distanza tra le persone, no? Che si vede proprio benissimo dalla direzione dello sguardo, come dici tu, verso il pavimento. Tutto qui. Tutto qui, e non è poco, scusate se è poco. Grazie Maurizio. Grazie, buona estate a tutti. Sì, allora, tu puoi continuare, no, perché stanno bussando alla porta, se puoi continuare a Io seguirci seguo su su YouTube. YouTube o su Facebook. Grazie, così lasci il posto a qualche Ok. altro candidato. Grazie Ciao, ancora buonasera a tutti. e a presto. Ciao. Allora, Irene Sabetta che ha promesso di stupirci con effetti speciali, in effetti adesso cercheremo di capire perché. Prego, a te la parola. Grazie. Allora, io non propongo nessuna immagine perché in realtà È questo quel, l'effetto speciale, insomma, è nessuna questo immagine. l'effetto speciale, sì. Perché avevo un po' l'imbarazzo della scelta, in quanto la mia poesia si riferisce non a un dipinto in particolare, ma agli affreschi in generale, che si trovano un po' nelle varie cattedrali. Infatti, l'idea centrale di questa poesia che vado a leggere è proprio il fatto che quando ci si sposta in Europa, capita quasi sempre, quando si arriva a una città, di visitare la cattedrale di quella città, al di là, diciamo, dell'aspetto religioso, però il turista, il visitatore non può mai esimersi dal visitare il Duomo e poi la cattedrale, se quel Duomo appunto è una sede vescovile. Mi ha colpito la prima volta in Inghilterra scoprire che appunto la differenza tra una semplice town, una città e una city è appunto la presenza di una cattedrale, e non c'entra affatto né il numero di abitanti né l'importanza commerciale oppure la grandezza di quella città. Quindi è come se le cattedrali d'Europa in tutte insieme costituissero un po' una rete, un collante. Io insomma ho sempre pensato che
questi edifici fossero un po' il segno distintivo dell'Europa. Ho sempre sognato un'Europa unita, continuo a sognarla nonostante la Brexit, e quindi per me quest'idea, no, della cattedrale come elemento un po' unificatore di tutta l'Europa è ancora molto forte. E nelle cattedrali quasi sempre ci sono degli affreschi. E in questo poesia... momento ti trovi in una town o in una city? Mi trovo, beh, in Italia non c'è la stessa differenza, sono a Gaeta comunque, una città bellissima dove c'è il Duomo di Sant'Erasmo che contiene dei tesori meravigliosi. E, bene, torniamo agli affreschi. Dai vicoli arrivano rumori che non posso controllare. E quindi gli affreschi hanno questa prerogativa che ci portano ad alzare lo sguardo. E quindi ho cercato un po' di riprodurre con le parole questo movimento, questa necessità, questa spinta verso l'alto che sentiamo quando è quasi un riflesso condizionato entrando in una grande chiesa, alziamo lo sguardo al cielo e ci sentiamo come sollevati, no? Sentiamo quasi questa spinta a guardare in alto, in attesa forse di un segno, di qualcosa che potrebbe precipitarci addosso. Ed è una sensazione anche fisica, perché non è solo una questione di spiritualità, no? Ma è proprio un movimento che sentiamo, che percepiamo. E quindi ho cercato un po' di riprodurre questo effetto, questa corrispondenza tra questa specie di incontro, no? Tra i volti, soprattutto degli angeli, dei cherubini e la nostra necessità di trovare una risposta che avviene appunto in questi luoghi favolosi, veramente sempre interessanti, che sono le cattedrali, non una cattedrale in particolare, ma un po' tutte le cattedrali romaniche, gotiche, cinquecentesche, che troviamo sparse un po' in Europa. E quindi leggo questa poesia che si chiama Affreschi. Se fosse Lazzaro la rivelazione paralitica, quando gli altri non rispondono, melodie di cherubini con gli archi dall'alto dei cieli d'oro e d'azzurro, si staccano uccelli veri e svolazzano senza guardare, risuonano colate di note di slancio, cattedrali d'Europa di volte nell'alto dei cieli, schizzate senza cornici, parlate con volti reclinati e compassionevoli, redenzione totale e infiniti lamenti, o rifrangete l'immenso in colorati vetri taglienti, riverberi di rivelazioni residue. E non basta guardare e ascoltare, alzarti vorresti e seguire il fruscio d'ali dorate di piume alle volte dipinte. E questo era il mio tentativo di rendere un po' i suoni e le luci, sia reali che metafisiche, che creano appunto questa magia ogni volta che si entra in una cattedrale e si guarda in alto per ricevere un conforto. Il tentativo mi sembra riuscito, è quasi un inno, insomma, è quasi un... qualcosa, è anche un omaggio veramente ai grandi artisti che hanno affrescato queste chiese. In particolare questa poesia la scrissi dopo una visita al Duomo di Orvieto, dove ci sono gli affreschi di Luca Signorelli, però è sempre un po' la stessa esperienza che si ripete, molto forte.
Grazie. Bene, grazie di averci per un attimo riportato, insomma, a un genere di pittura, sicuramente gli esperti non ridiranno, però insomma a un modo di rappresentare attraverso i colori, il disegno, che insomma non è che abbiamo sempre molto presente. Grazie Irene e buona serata, continua a seguirci. Allora, chi abbiamo? Abbiamo Paola Oliva, eccola qua. Buona serata a te. Devi accendere il microfono, intanto sì, mi preparo. Me ne sono accorta. E io te ne avevo mandate tre, ma ne leggo una sola perché ho capito che mi devi siamo dire... tanto. No, non c'è problema, abbiamo tempo a disposizione. Allora, mi devi dire solo quale dipinto, eccolo qua, devo associare, dei tre. Allora, non quella mia, ma Catullo, quindi il dipinto è De Chirico. De Chirico. Allora, contrariamente a quanto faccio io ho scritto io personalmente pochissime poesie d'amore. E di amore inteso tra uomo e donna, ovviamente, e dopodiché di amore universale ne ho scritte tantissime. Però questo dipinto di De Chirico, non so perché, mi ha dato sempre delle suggestioni fortissime e lo ho associato alla poesia di Catullo, che è dedicata a lei, Odi et Amo, dedicata a lei, un'altra poesia che a me suscita molte emozioni. Messe insieme questa forma astratta, questo cubismo di fatto, e con una poesia latina antica, mi sembrava un connubio perfetto, cioè non hai tutti i torti. Le vedo molto in sintonia, ma perché tu è un'immagine poetica che penso che un amore come descritto in questo quadro, come dipinto in questo quadro, sia forse una delle più belle immagini che ci possano. Tra l'altro, nelle opere di De Chirico ci sono spesso citazioni classiche. Certo. Te la leggo. La leggo anche in latino, eh. Attenzione. Allora, vivamus me lesbia, atque amemus, rumoresque senum severiorum, omnes unius, estimus assis, soles occidere et redire possunt, nobis cum seme locidit, brevis lux, nox esse perpetua una dormienda, da mia basa mille, da indecentum, de in mille altera, de in secunda centum, de in deusque altera mille, de in decentum, de in cum millia multa facerimus, conturbabimus illa, nesciamus, aut ne quis malus in vivere, possit, cum tantum sciat, esse vasiorum. Viviamo, mia lesbia, ed amiamo, ed ogni mormorio perfido dei vecchi valga per noi la più vile moneta. Il giorno può morire e poi risorgere, ma quando muore il nostro breve giorno, una notte infinita dormiremo. Tu dammi mille baci e quindi cento, poi dammine altre mille e quindi cento, quindi mille continue e quindi cento. E quando poi saranno mille e mille, nasconderemo il loro vero numero, che non getti il malocchio l'invidioso per un numero di baci così alto. Bella, a me piaceva morire, mi piaceva troppo, non potevo non... Per questo ci hai propinato anche la versione in latino, per sottolineare questa tua passione. Amo anche il latino, mi piace leggere il latino, perché non lo so, perché forse perché la nostra provenienza, noi siamo... No, la nostra lingua vera sarebbe il latino, noi proveniamo dal latino, quindi... Ma insomma, sia la tua proposta che anche le altre due, insomma, mi lasciano pensare che vi siete proprio applicati a sto giro, cioè non avete proprio lasciato nulla al caso. Niente al caso. Come dire, è stato proprio un infiocchettare, un tessere
molto molto sì. attento e curato. Sì. Allora, non so se hai il tempo anche, dai, per l'altre, almeno una delle altre due proposte. Va bene, se c'è Scegli spazio. Tu. Vai. Allora, guarda, non odo frastuoni. Con quale foto? Con quella, con il quadro di mio padre. Perfetto, eccolo qua. Questo qui. Qui è l'immagine di un terremoto, insomma. E un quadro che mio padre ha dipinto nel 78. Non odo frastuoni fuori di me, ma muri, case piene di nulla e monti e menti che pongono quesiti a cui alcuno sa ragionevolmente rispondere. Le città soccombono al pieno che le circonda, incapaci di reagire. Gli impulsi rimangono negli scrigni, come non mai feriti e umiliati dall'essere eroi di nulla e combattenti di niente. Le fantasiose città rinascono sulle spoglie dell'esistente, combattono per chiudere fasi troppo a lungo oscuranti e troppo poco rifrangenti di un vivere comune che in realtà dovrebbe essere, ma che tutt'oggi non è. Bene, questa collaborazione Oliva-Oliva ha dato insomma un risultato interessante. Tra l'altro complimenti, perché insomma una certa perizia nel disegno e però questa drammaticità di questa città evidentemente colpita da due mali. Uno appunto il terremoto, se così possiamo dire, ma qui evidentemente metaforico, e l'altra questa modernità un po', no, così muta e senza identità, a fianco invece di identità storiche molto molto più belle e affascinanti. Prego. Ti leggo pure l'altra? Vai. Allora, la terza, eccola qua. Quello l'ho fatto io. È un complimenti è per uno... le foto, eh. Questo è un sì, sono un disastro. Sono proprio negata. Qui non si capisce di... se è un'opera moderna. No, ma no per il disegno, cioè per... Questo Vai. È uno specchio che io ho dipinto. Specchio. Ho dipinto a vetro. A me piace dipingere con i colori a vetro. Uh-huh. E sono innamorata. Lei parlava. Difficilissimo, tra l'altro. Perché cola, è difficile esatto, perché esatto. cola tanto, questo è vero. Allora, pittura a vetro si intitola. Tre tocchi di pennello sullo specchio sono la misura esatta dell'emozione. Dipingo su vetro per dispetto della vita rumorosa che mi assale. Un bicchiere colorato per Natale, un vaso variovinto per un fiore e piatti di vetro e di cristallo e lo specchio per un'altra dimensione. Dal grigio scuro dell'arcobaleno all'arcobaleno, l'idromuto dalla terra al cielo per elevazione, roba da nulla, un lavoretto tranquillo, uscito indenne e pulito, ogni tanto riscoperto e rinvigorito da giornate convulse e maledette, dal fervore sussulto di nero buio che scalcio lontano col chiarore saltante d'una chiesa del lontano medioevo tutta scarna, ma le vetrate dal cromatico istinto che da terra al sublime ci congiunge. Senza togliere nulla all'opera pittorica, però stavolta la poesia ha preso almeno 10 punti, insomma, rispetto... Guarda, questo è un capolavoro. La prossima volta ti do un mio quadro che io amo moltissimo, che è un pomodoro. Ho un dipinto pomodoro. Un pomodoro, quindi voglio... Grazie Paola, grazie, tanto rimaniamo in contatto perché appunto con tutto il gruppaccio stiamo preparando una cosa interessante per settembre di cui tu insomma sei un po' la guida, almeno per la parte amministrativa. Aggiornaci, tienici aggiornati, l'appuntamento invece per 17 luglio anche. 17 luglio per questo bel connubio con il popolo dei reclusi, chiamiamoli così. A presto, Perfetto. Ciao Paola, grazie. Ciao, grazie a te. Allora, Claudio Fiorentini, eccolo qui.
anche buonasera. Eccolo qua, eccolo, buonasera a te. Ciao, come va? Grazie di aver accettato questo invito. Ci formalizziamo, dai. Allora, volevo raccontare un paio di storie. Tempo addietro, tanto lo sapete tutti che dipingo, frequento le gallerie, eccetera, mi capitò di incontrare un pittore polacco, tra l'altro molto, molto, molto quotato, o meglio, non era lui, ma il suo agente, che era venuto a Roma per fare una mostra e durante questa mostra contattò diversi poeti perché la sua intenzione era fare un catalogo delle sue ultime opere con delle poesie scritte appositamente per le sue opere. Furono coinvolti dei musicisti, dei poeti, credo 13 poeti, non ricordo bene il numero, però insomma questo è l'ordine di grandezza. E si verificò un fenomeno molto interessante. Alcuni presero delle vecchie poesie e dissero: beh, questa ci sta bene, mettiamo insieme questa poesia a questo quadro. Altri adattarono delle poesie esistenti, altri scrissero delle poesie descrivendo il quadro e altri scrissero delle poesie, diciamo, lasciandosi guidare dal quadro, no? E questi furono solo due, a dire il vero. Che successe dopo? Il catalogo fu pubblicato, credo tra l'altro in 4-5 lingue, insomma, anche thailandese, credo. Però in un trasloco me lo so perso, quindi me ne sono accorto ora che dovevo cercarlo, dico ma porca miseria, possibile che non c'è più, e infatti si è perso ed era un lavoro bellissimo, questo è un artista molto importante. In compenso... Bene, quindi tu, insomma, oltre a fare tue proposte, puoi anche un po' chiarirci questo connubio tra poesia e pittura, che appunto, come abbiamo detto prima, è stato tentato e ritentato, quasi un po' come un vizio, no? Infatti questo è il tentativo che ho fatto, sia con lui che con l'altra pittrice di cui parlo ora, perché a seguito di quell'esperimento con Christoph Rapsa c'è stata Danuta Navroska che ha detto: "Bah, mi piace quello che scrive il Fiorentini, io voglio fare un catalogo con lui." E infatti lì quello che ti ho mandato sono le cose che ho fatto ispirandomi appunto alla sua pittura, no? E quindi ne posso leggere un paio, no? Per non oberarvi. Sì, dimmi, no? E mi voglio solo dire, l'ultimo esperimento fatto in quel di Captaluna Art invece è molto più intenso, perché ha coinvolto due musicisti, un poeta e tre pittori che hanno lavorato insieme in tempo reale, senza avere uno schema fisso, semplicemente improvvisando come in una jam session, come in una banda jazz. E è venuto fuori un lavoro bellissimo. Ora, non ho le fotografie per far vedere le opere, però io lì ho partecipato come poeta, infatti sono state delle improvvisazioni molto belle. Quello trovo che sia la cosa più bella, perché oltre alla contemporaneità delle persone, no, degli artisti, c'è l'estemporaneità, cioè le cose vengono fatte tutte allo stesso momento, stimolandosi a vicenda. Parti con un accordo, questo accordo si trasforma in una pennellata, la pennellata si trasforma in un verso e così via, e poi tutto si mischia. Insomma, è stata un'esperienza strepitosa, devo dire. Straordinario, chissà che non si possa tentare con gli adeguati strumenti tecnici anche un'estemporaneità attraverso la radio, perché sì, vale la pena stimolare queste improvvisazioni e mettere insieme più linguaggi. Prego Claudio, dimmi allora quale foto vuoi. Te lo dico, prendi Danuta 4. Sì. Eccolo qua, siamo nel completo astrattismo, però insomma sì, con sì, una forte personalità. La sfida è quella, no? Nell'astrattismo si trovano le parole, del resto una cosa che bisogna contemporaneo. Non è che, voglio dire, non vada bene inserirsi anche in altri contesti, però noi apparteniamo a questi tempi, come questa pittrice che ci avrà, forse è pure più giovane di me, immagino. Comunque, ecco qua.
Scagliati contro quel mostro che ti dilania, affrontalo, colpiscilo, uccidilo. Non è una sfida, ma un obbligo che ti segna dalla nascita, perché il mostro è quel gesto che in lastra di ghiaccio ti rende indegno. Quel mostro sei tu, quel tu che odi, che sei e che non sei, quel tu che rifiuti nell'intimo, ma tu sempre. E se non accetti l'impari lotta, allora resta ciò che sei, un ibrido di bene e male, un pezzo d'acciaio buono per la fonderia del mondo, privo di sogni. Cosa dici, no? Non è così? Allora sfronda quel muro e vivi il tuo sogno fino a morirne, e sii finalmente felice. Bello. Bello, davvero interessante, perché insomma ricalca in pieno questa energia che viene dal quadro e ce la restituisce sotto forma, insomma, di un invito anche piuttosto perentorio, preciso, insomma, netto, senza troppi complimenti. Così sì. Come sono le linee di questo quadro. Vai a Danuta 5. Eccolo. Se potesse irrompere tra il grigio quell'esplosione, se potesse, invece di lasciarsi ingoiare, direbbe: dimmi, tu che ingolfi le strade, tu che scaldi il pianeta, dove vai? Io sono solo colore, accettami. In questo mondo però prevale il fiato consumato da fatiche insane, e tutto quello che un giorno immaginammo nostro e le stesse scritture dette sacre o sante si denudano in falsità e menzogna, e a nulla serve il grido di dolore del colore. Beh, insomma, mano a mano che andiamo avanti mi rendo conto che questa grande artista, insomma, è anche questa la grandezza dell'arte, dell'opera, no? Riuscire a suscitare questa varietà di stimoli. Sì, io credo che la formula per riuscire ad entrare in questo mondo, no? Sì. È capire che il colore grida, il colore, certo, parla. Qui c'è un grido, no, di colore in mezzo a qualcosa che non è colore, perché è grigio, no? Uh-huh. In mezzo c'è questo grido che sta tentando di squarciare e entrare in quello spazio, no? Allora dobbiamo riuscire a interpretare questo movimento del colore che viene espresso attraverso forme astratte, no? Ma astratte fino a un certo punto, perché la capacità di un certo tipo di astrattismo è quello di invece stimolare l'immaginazione in maniera archetipa, forte, profonda. Ritorniamo al discorso della parola ancestrale, no? In maniera archetipa. Ma qui c'è tutto. Senza tanti fronzoli, insomma, senza sì. Tanti. Andiamo avanti, prego. Un'altra? Sì, va bene. Tu. Va bene. Allora andiamo avanti. Danuta 8, vediamo che ho scritto perché neanche me ne ricordo. Danuta 8, qual è? Aspetta. Sì, perfetto, ce l'ho. Pigolano, saltellano, gesticolano, cinquettano, no, non sono i passeri, ma i bambini. Quelle creature che dimentichiamo di ammirare, mentre loro, sospesi nello stupore di scoprire il mondo, ignorano ciò che tu ignorasti e che ora insegni. Ascolta, esser come loro è gioia. Basta una caramella per accendere il sorriso, una conchiglia per ascoltare l'infinito, un... Allora, qualche problema di linea. Ascolta, nel profondo, nel silenzio, Claudio, perdonami, dovresti ricominciare perché c'è stato un problema con la linea, quindi ci perdiamo il bello della diretta. Vai. Va bene, allora ricomincio. Vado? Vai. Pigolano, saltellano, gesticolano, cinquettano. No, non sono i passeri, ma i bambini. Quelle creature che dimentichiamo di ammirare, mentre loro, sospesi nello stupore di scoprire il mondo, ignorano ciò che tu ignorasti e che ora insegni. Ascolta, esser come loro è gioia. Basta una caramella per accendere il sorriso, una conchiglia per ascoltare l'infinito, un sasso per fare le onde,
il mondo è Gaio, ma tu non essere come te, squarcia la tua coscienza, vedrai che nel profondo, nel silenzio, c'è ancora quel bambino e vivilo. Bene, quindi nel profondo ci sono tanti colori, e questo è il messaggio che ci manda il quadro, grazie all'interpretazione di Claudio, bisogna avere il coraggio di rincontrarli, questi bei colori così lucenti, così forti, primordiali ma al punto giusto, perché accennano molto di luce verso il futuro. Grazie Claudio di questa proposta, beh, abbiamo apprezzato te, ma devo dire anche molto questa... Danuta Navroška. Questa Danuta Navroška. Grazie ancora, torna a trovarci. Anzi, ciao a noi tutti. Ci rivedremo sabato a Roma, tu in collegamento, io dal vivo in presenza. Sì, 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 poi mi serviranno un po' di istruzioni per capire quello che devo fare per sabato, però ne parleremo domani. Dai. Grazie, buona serata a tutti, ciao, buona ciao. Serata, grazie. Allora, Alessandra, eccola qua, Alessandra Carnovale. Ciao. Allora, guidami tu, buonasera, grazie di allora, essere. Ti guido tu, io ti ho mandato Van Gogh, l'ultimo quadro Gogh, dipinto sì. Da Van Gogh, Il campo di grano con volo di corvi. La poesia come nasce? Nasce da un progetto di un'antologia in cui i poeti erano chiamati, insomma, a versificare, a comporre su questo quadro, e io ho cercato di cimentarmi più che altro con una metrica tradizionale. Campo di grano con volo di corvi, ali di corvo su un campo di grano, spighe mature contrastano il nero del volo mescolato al cielo, piano crescono le ombre col buio severo. Scia verde bruna che porta lontano, segni di aratro a indicare un sentiero, ondeggia un mare color zafferano, nessuna traccia di uomo o straniero. Lembi nerastri nel loro avamposto, tra i chiarori del giorno, già si oscura all'orizzonte quel blu e lingue cupe, presto ricoprono il campo scomposto dal vento. Prima della mietitura, gruppo di corvi in volo oltre la rupe. Bene, potrebbe essere un'ottima poesia per accompagnare appunto la visione di questo quadro che già parla da solo, devo dire, è proprio completo questo quadro di Van Gogh, per quanto geniale, è un film praticamente, trasmette un movimento, un'energia straordinari, c'ha dei piani che si intersecano in una fantasmagoria veramente di storie, e tu giustamente non prefissandoti l'obiettivo di superare questa ricchezza, hai intelligentemente, insomma, seguito la descrizione della scena. Complimenti davvero, perché insomma, non era facilissimo con una potenza di questo genere. Allora, sì, è l'unica proposta. Questa è l'unica, sì, l'unica proposta. Di solito non scrivo su quadri, mi piacerebbe. Uno dei miei tanti progetti era quello di fare un misto di poesia e arte. L'hai fatto tu, ma hai battuto sul tempo. No, devo dire che è andata un po' per caso, lo sai, insomma, questa proposta, sì. Però ha raccolto davvero tante adesioni e poi ho scoperto, insomma, che... una di quelle contaminazioni coltivate segretamente e effettivamente con tanti tipi di soluzione. L'abbiamo detto nella descrizione dell'evento, ricercare il punto d'equilibrio. Devo dire che il tuo esempio, la tua proposta stasera ricalca in pieno questo equilibrio. Grazie Alessandra, grazie a te. Buona serata. Ciao. Allora, eccoci qui con Laura Tommarello, eccola. Oh, io sto andando in sequenza, così come stream. Buonasera a te. Io non ho ricevuto
una tua foto, però non so dove l'hai. Ti ho mandato su Messenger. Su Messenger, su Poetanza o su... No, sul tuo. Sul mio. Eccolo. Allora, vediamo se in extremis riusciamo a recuperarla, perché non la vedo, ahimè. No, evidentemente mi sta dando dei problemi, non mi permette di... Ah, eccolo qua. Forse ci riesco, chiedo scusa, ma mi era completamente sfuggito. Siamo in tutt'altro genere, mi sembra di capire, ma ci mette davvero poco, quindi il tempo di scaricare e di tornare a rimetterla in pista attraverso il nostro sistema. Prego, allora, innanzitutto puoi parlare, insomma, del titolo, il perché l'hai scelto, nel frattempo che io faccio tutta l'operazione per portarlo in trasmissione. Prego. Allora, il quadro che ho scelto si chiama L'incubo, The Nightmare, di Fuseli. È un poeta, è un pittore letterato svizzero, vissuto nella metà del Settecento. Il quadro risale al 1781 e fu esposto per la prima volta a Londra, dove suscitò, insomma, un certo clamore. È un quadro, insomma, che suscita grandi emozioni, L'incubo, tradotto in italiano. Quindi siamo nel gotico spinto, insomma. Sì, è preromantico, ha degli elementi neoclassici, ma soprattutto preromantici e gotici, sì. E qui la cosa che spicca, l'immagine che spicca, è la dormiente, è questa ragazza, questa giovane donna che dorme reclinata così in questa posizione, sembra quasi morta, abbandonata. Questa è la seconda versione del quadro, perché ce n'è una, un'altra, che è molto simile alla prima. Sono un po' diverse le figure che ci sono. Sul petto della ragazza, che la opprime, qui c'è un demone, in pratica, l'incubo sarebbe. E poi c'è un cavallo, ecco, che è uno spettro, in realtà, che poi emerge dal fondo del quadro. Ma questo cavallo viene per liberarla dal demone oppure per dare il suo contributo all'incubo? C'è un mistero, perché non ha, probabilmente nello schizzo iniziale questo cavallo non c'era. Lo stesso c'è il cavallo anche nel primo quadro, ma non è così grande, non è così chiaro, è più scuro. Comunque ha sempre questi occhi grandi, è proprio uno spettro, diciamo. Sì. E poi, insomma, in lingua inglese mare significa cavalla, no? Quindi c'è poi sul titolo anche un po' un piccolo enigma, ma mare potrebbe essere anche il nome del demone nelle leggende nordiche e scandinave a cui lui si è ispirato probabilmente. Comunque questo è un quadro che ha un grande impatto emotivo, al di là delle spiegazioni. C'è poi anche un'altra spiegazione che si dà a tutta la scena, sì, a parte la sensualità che trapela da questa figura, insomma, di questa ragazza. Sembra che anche, insomma, lui abbia avuto una delusione amorosa, e una ragazza che doveva sposarlo poi lo ha rifiutato perché il padre si opponeva. Quindi lui ci rimase molto male, e forse questo demone che è sul petto è proprio lui, insomma, che non vuole abbandonare la ragazza. Ci sono poi, la critica si è sbizzarrita poi nelle interpretazioni, in realtà gli elementi sono tanti per capirlo, ma quello, insomma, che vediamo è abbastanza, insomma, eloquente, perché è l'incubo, quindi un sogno disturbato, ecco. È un quadro. Quando il demone sta sul cuore, ormai sì, su questo peso, no, leva l'aria di notte, non si riesce a dormire bene. Questo quadro io perché l'ho scelto? Perché l'ho visto da bambina tanti anni fa, quindi risale a ricordi di infanzia, quando ero una bambina colta, io andavo così a chiusare nei libri che c'erano a casa, e quindi ho visto tante cose, poi mi sono rimaste impresse. Oggi sono meno colta di allora, e quindi quando ho dovuto cercare il quadro, l'ho messo proprio in mente. Avevo pensato anche ai Girasoli di Van Gogh, però poi mi viene in mente questo quadro e non ho più cambiato idea.
questo è il motivo per cui l'ho scelto. E poi perché si abbina a una poesia che io ho scritto in quest'anno, fa parte di quelle poesie un po' deliranti, oniriche, che sono nate durante la lunga chiusura di quest'anno, in cui io ho sofferto di insonnia. Ecco, quindi insomma l'associazione è stata subitanea, non ci ho messo molto a capire. È difficile riuscire a stare in armonia, in accordo con un quadro così esplicito, insomma, della serie. Già è stato detto tutto, vediamo che cosa sarai capace di aggiungere. Sì, la questione è un po' il contrario, cioè non è tanto l'incubo del sonno, ma è l'incubo di non poter dormire. Quindi forse il richiamo è questo. E dice, come ho detto prima, così è un po', cioè, un po' questo delirio onirico. E quindi la leggo subito sperando nel potere catartico della poesia. Ecco, mi spinge a fare. Come una macchina insonne, torno a varcare le porte di camere vuote. All'alba consegno quel che la notte non ha svelato e dorme al mio fianco, annidato nel lato manco, mansueto ma non domato, mi aspetta al ritorno, prepara il conto. Ho atteso albe contando i fili, vetrine ingiallite, le asole, i noli degli uncinetti, sospese le ore volando sui tetti, più su dei cartelli stradali, nei sogni interdetti. La notte non parla, parole di mamma, sussurra di intrighi, di anime brave, mai paghe, randagie, si muovono agili voci nei boschi, le luci son fioche, si accendono lucciole, ali veloci, bisbigliano fronde, chissà se gli amanti lasceranno le impronte sui prati di brina violati, le promesse non hanno le ali, se piove le vedrai nei pantani. Adesso non so se era più deliante la poesia oppure più inquietante il quadro, e comunque era questa la poesia di oggi. È il tentativo, dico, fatto con estrema fluidità, estrema contrariamente al contenuto, insomma, che è ostico, difficile, pietroso. Contrariamente al contenuto, appunto, c'è invece molta fluidità. Forse il tentativo, ecco, di raggiungere quella tranquillità, quell'armonia di cui c'è bisogno per dormire pacatamente. Grazie Laura, grazie, una proposta sicuramente molto originale. Grazie e buon proseguimento. Allora andiamo avanti, dopo l'incubo di Laura Tommarello, Luciana Raggi, eccola qua. Ciao. Luciana Raggi, che si è presentata addirittura con un video, un profluvio di immagini, video. Sarà molto difficile seguirti qui dalla regia, ci proveremo. Vai, guidami. Allora, intanto volevo solo ricordare che mi ha fatto ricordare l'intervento di Claudio, che anche qui a Roma c'è un'associazione culturale che fa capo ad una galleria che si trova qui, una galleria d'arte che si trova qui vicino a casa mia, e invitano spesso per i vernissaggi poeti. E una volta mi hanno invitato anche me e ho potuto scegliere fra tutti i quadri prima dell'inizio della mostra quello che mi era più quello che preferivo, e ognuno di noi ha scritto su quel quadro, e poi il giorno della mostra c'è stato questo unire il quadro e la poesia. Interessante. Un esperimento, un'esperienza che si potrebbe ripetere. Bene, io comincerei, se tu mandi il video, a parlare, a leggervi una poesia che ho scritto su un grande telero che si trova a Matera, che si trova a Matera, di Carlo Levi, e si chiama... L'hai trovato? Sì, sì, devo aspettare che passi la pubblicità, attimo, eccolo qua. Adesso andiamo ad agganciarlo, perché c'è tutta una procedura. Questo telero Lucania 61 è a Palazzo Lanfranchi a Matera. È interessante perché in questo Levi naturalmente è stato importantissimo per tutto il sud, ma anche soprattutto per Matera, perché ha messo in risalto tutte le problematiche politiche, antropologiche e anche umane
di questo territorio dimenticato dallo Stato e forse anche da Dio, perché come disse, come ha scritto lui, Cristo si è fermato a deboli. Siamo costretti ad ascoltare prima il video e poi dopo la tua poesia. No, ma nel video puoi togliere la voce, è importante solo che si vedano le immagini, perché in un'unica immagine questo grande tela non si poteva mostrare, ecco perché ti ho mandato un video. E la cosa importante è che Rocco Scotellaro, che è un poeta locale, è stato amato da tutta la gente del luogo, e in questo grande affresco compare ben tre volte: compare prima da giovane ed è proprio pieno di luce, poi da adulto mentre parla ai contadini, e poi nel momento della morte, dove tutte le persone, le donne, lo piangono. Benissimo, guardiamo il video. A tinte forti s'esprime sofferenza e fame. Un corteo di contadini risale le argille aride. Donne allampanate stanno fra bambini dagli occhi sgranati. Sguardi tristi dal dolore antico. Gente segnata dalla fatica di un lavoro paziente, scandito dalla natura, dalla prepotenza delle stagioni. Poi Rocco giovane, un volto sorridente che risalta nella luce, e Rocco adulto che lotta per un giusto riscatto, e ancora Rocco morto, pianto dalla sua gente, fra sofferenza e fame, unica speranza, Rocco e la sua poesia. Ecco, è comparso verso la fine il volto sorridente di Rocco Scotellaro. Ok, grazie. Bene, e hai anche portato altre proposte? Sì, ho scritto una breve poesia anche ispirata da Giotto, quando sono andata a vedere la Cappella degli Scrovegni, e forse anche senza immagini ognuno la ricorda. I pensieri toccano il cielo nelle profondità del blu giottesco che brilla di stelle, sinfonia dolce nell'aria pulita del paesaggio, bellezza che strappa emozioni ai sogni. Bene, mi sembra di capire che l'affresco questa sera vada per la maggiore, non l'avrei mai sospettato. Bene, grazie Luciana. Passiamo oltre, non so se hai altre proposte. Ma guarda, se vuoi mandare l'immagine di Bruegel, i ciechi di Bruegel, ecco, vi leggo questa breve poesia che ho scritto dopo aver visto questo quadro che veramente mi ha colpito moltissimo e si trova a Capodimonte, a Napoli. Smarriti, confusi, sul sentiero sterrato, nel buio dell'oblio, come ciechi avanziamo fra ombre cancellate. Temiamo la buca, l'inciampo. Spinti dal rifiuto sull'orlo del baratro, nella ferita dell'urlo, smarriti, confusi, in fila, avanziamo. Ok, questo era dedicato a un cammino con i ciechi. Da molto, molto drammatico questo. Sì, c'è sia la poesia che soprattutto il quadro, naturalmente. Sì, perché sono impauriti e insomma rappresenta un po' anche questo momento storico, perché non sappiamo che cosa andiamo incontro, non abbiamo chiara la situazione, quindi ci sentiamo che dobbiamo stare vicini, ma sappiamo anche che dobbiamo seguire una persona che comunque
è cieca come noi e quindi possiamo arrivare e potrebbe inciampare, esatto. Grazie Luciana, grazie, buona serata. Buona serata e buona estate se non ci vediamo, non ci sentiamo tutti quanti prossimamente. Sì, grazie ancora. Allora, Tullia Ranieri. Allora, un attimo, eccola. Eccomi. Qua. Scusami, stavo mettendo il microfono. Allora, io dunque volevo leggere appunto una poesia dedicata, parlavamo di affresco, proprio un affresco che è stato dipinto da Maria Luisa Sardi, e, eccolo qua, e, si intitola appunto Mediterraneo, e è stato dipinto, lei mi ha parlato una volta di questa pittura come una, appunto, una pittura che è una pittura d'accoglienza per il confronto, la pace fra i popoli e la diversità anche, no? E si intitola Mediterraneo, questa è la poesia che ho scritto per la sua opera. Allora, il ruvido sentire, in apparenza velo, di mura alzate tra fragranze umane. Trasmigrando stanno le parole, in composizioni di cieli e stoffe, occhi e anime all'affaccio, ferro di ringhiera su un mondo roteante. Cambi e venti, siamo voli migranti, becchi ocra e arancioni, i semi della vita, domani, le alte piante del nostro divenire fratello. Grazie Tullia. Una piccola petizione, io vorrei che nella tua biografia futura ci fosse scritto che la grande progressione che hai avuto nella poesia la devi anche a questa poetanza, a questa frequentazione della nostra trasmissione, perché mi sembra davvero straordinario, insomma, come tu sia riuscita a tirar fuori l'anima da questo quadro. Eh sì, questo è un quadro che tra l'altro, cioè, mi tocca particolarmente, perché è un quadro purtroppo il ricordo della nostra amica Maria Luisa che ci ha lasciato e che è stata veramente con noi il gruppo di Poetanza, importantissima, perché con grande entusiasmo e slancio ha partecipato al nostro incontro a Nemi, no? Ha fatto parte appunto del progetto comune, ci ha voluto essere a tutti i costi, è venuta insieme a suo marito e sono stati veramente deliziosi e quindi era importante ricordarlo, ma comunque era un quadro che mi piaceva tantissimo, lei me ne aveva parlato, poi ci mandò invece una scultura piccola, proprio per una questione di trasporto, perché insomma il quadro è bello grande e non si poteva trasportare facilmente. E a proposito di affreschi, durate, cattedrali, io non ho portato un altro, ce l'ho dei quadri con delle poesie che ho scritto proprio per quei quadri, sia perché sono state fatte delle mostre dove mi hanno richiesto questa cosa, sia per altro. Però invece volevo solamente dire leggere una piccola cosa di Peter Handke, che è appunto il premio Nobel, no? Che parla della durata. Prima Irene parlava delle cattedrali, di queste immense costruzioni che sono appunto monumenti alla durata dello spirito umano, dell'animo, di tutto ciò che noi costruiamo, non solo con l'immagine ma con la parola. Ecco, cioè, all'interno del libro c'è il filosofo Harry Bergson che dice che appunto attraverso le immagini noi possiamo avere un'intuizione della durata, ovvero di tutto quello che lo spirito umano possiede e che si perpetua nei secoli, nel tempo, no? E dice: nessuna immagine sostituirà l'intuizione della durata, eppure molte immagini diverse, prese dagli ordini di cose molto differenti, potrebbero, agendo insieme nel loro movimento, far evolgere la coscienza proprio verso il punto in cui una certa intuizione diventa concepibile. E quindi noi possiamo concepire proprio la durata di queste opere dello spirito, nel nostro spirito, nella nostra anima, no? In qualche modo. Ma io ci trovo un riferimento velato alla cinematografia, o sbaglio? Anche, certo, al teatro, a tutto ciò che è un'opera dello spirito. E concludo quindi con i versi finali del canto alla durata di Handke, che dice: durata sia quando in un bambino, che non è più un bambino e che forse è già un vecchio, ritrovo gli occhi del bambino. Durata non c'è nella pietra immortale, preistorica, ma dentro il tempo, nel morbido. Lacrime di durata troppo rare, lacrime di gioia, incerte, non invocabili, non implorabili scosse della durata, custodite, ora siete, in un canto. Quello poetico. Grazie, grazie Tullia, buon grazie proseguimento, a voi. In bocca al lupo per tutto, torna a trovarci, grazie a settembre, mille, quando riapriremo
i battenti. Grazie per questa esperienza bellissima di quest'anno, ci hai Fabio guidato in un'esperienza veramente meravigliosa che è stata di grande aiuto nel periodo così dell'epidemia, dove siamo stati tutti isolati, e questo ci ha reso possibile, insomma, ci siamo uniti in qualche modo. Buone quindi ragazze, devo di fare variante Delta perché continuate a venire. No, per favore, no, invece di fare fine epidemia, così possiamo tornare tutti quanti felici a vederci. Faremo un bel progetto di radio in presenza. Va bene. Vi combino qualche scherzo cinese, poi vediamo come vi mettete. Grazie, dai. Grazie. Ciao, grazie a grazie tutti. Grazie Giulia, ciao. Allora, Roberto Scrivano, grazie di essere tornato a trovarci. Devi accendere il microfono, grazie. Ecco, sì. Ecco. Allora, buonasera, grazie a voi. Sì. Devi ricordare solo qual è sì, la foto. Titoli. Dunque, sì. Sono queste sono dei componimenti estemporanei, sì, che furono fatti nella sede del Mangiaparole, in cui dei pittori esposero dei quadri e l'incontro fu chiamato Dipinti di Versi. C'erano quattro pittori in tutto, però le composizioni devono essere pressoché estemporanee. Mm-hmm. Quindi, come ci ha raccontato prima Claudio Fiorentini. Allora, interessante, un esperimento interessante, appunto, magari si può provare a riprodurre, prendendo il tempo però necessario. Certo. Allora, è Notturno sul fiume. Notturno sul fiume, credo sia questo. Sì, bellissimo. Il mio passo è un volo amico, sopra il biancore fedele della neve verso i boschi. La luna mi guida. Questo è quasi un haiku. Quasi? Quasi un haiku. Poi, quasi giorno. Sì, allora fammelo prendere. No, questa è primavera, quasi giorno, eccolo. Quasi giorno. Questi primi due quadri sono di Elisabetta Corona. Allora, quasi giorno. La luce incerta mi dà, fedele, la certezza di me. Basta. Interessante. Veniamo alla primavera. Primavera nel bosco. Io so l'incertezza percepita, io so abbandonarmi in un cespo fiorito, io so che m'accoglie. No, cielo, non mi inganni, ti muovi, provi ad essere cupo, ma trascendi nel colore e giochi nel divenire. Questo è il dipinto di Maria Laura Danna. Bene, e l'ultimo è l'ultimo è un quadro di Klee, che significa tramonto della luna, e questo fra l'altro io l'ho utilizzato come copertina per una mia raccolta che sta uscendo adesso e che si intitola Quando senza amore. E la luna compare abbastanza spesso nella raccolta e questo diciamo sì, è stato un combaciamento non contemporaneo ma sentito, diciamo, no? Forse in tempi diversi. Una volta il quadro, una volta la poesia. Sì. La poesia scusami, ti fermo. Dimmi. Solo su un punto. Questo accostamento così forte con un paesaggio che invece sembra solare più che lunare. È anche no, questo... è lunare. Sì, sì, sì. Prego. Allora, la faccia sulla luna. Sto qui, la faccia sulla luna. Smarrita nel cortile, buttata fra le ombre come uno straccio teso e negghittoso. E le fedeli luci delle case, e i tuoi viaggi, e i sogni delle scorse notti a riecheggiare spazi umani e volti amici. E chi mi ama, chi mi conosce, chi non mi conosce, e chi è sempre come una fontana, e ancora gli altri. Ecco, ho qui per voi, fra le mie mani, che ora sono enormi e perse verso il cielo, tutta l'anima mia, e sapeste come è grande e bella ora che sto con la faccia sulla luna e il vento un poco furbo della sera. Bellissima, devo dire la più bella di quelle che ci hai proposto, perché insomma ci dà una versione finalmente non malinconica
della luna, ma piena, insomma, con questo parallelo, con questo accostamento forte con la personalità, con la bellezza della vita. Grazie ancora, Roberto. Grazie a voi, grazie Dante. Buona estate anche a te. Anche a te, grazie. Allora, chiudiamo con Roberto Scrivano, ecco che chiudiamo anche con Franco Falasca, che come al solito, insomma, da ragazzo impertinente non mi ha mandato la foto, il quadro. Vediamo che cosa si inventa. Allora, buonasera. Vi propongo una mostra del 1977 che si svolse a Palazzo Taverna, Roma, agli incontri internazionali d'arte curati da Graziella Lonardi. In quell'occasione esponeva il nostro gruppo, che era denominato Ufficio per l'Immaginazione Preventiva. Il concetto di immaginazione preventiva l'avevo inventato io e nessuno sa cosa sia. E per l'occasione, nel 2020, il Macro, in omaggio a questo gruppo, ha cambiato il nome del museo, che è diventato Museo per l'Immaginazione Preventiva, per 3 anni, 20, 21 e 22. L'intenzione del museo è di presentare occasioni, diciamo, di arte spiazzanti, decostruttive, strane, movimentate. Come deve essere l'arte, vero? Sì, la mostra del 77, nella mostra del 77 io presentavo la mia voce che leggeva la poesia sul nastro come un quadro. Il quadro era diventato la mia voce che leggeva la poesia. Questo era il nastro, questo era il registratore appeso alla parete, questa era la targa del gruppo. Sì. E adesso vi faccio ascoltare questo nastro per alcuni minuti. Il nastro durava un'ora e poi si ripeteva in continuazione per tutta la serata, quindi io vi farò ascoltare quanti minuti posso fare? 3, 2, 4? Quello che vuoi, non tantissimo, insomma, finché ci guida il significato delle tue parole. Insomma, facciamo 4 minuti. Vai. Ecco. Poema banale. È interessante notare, scrive l'articolista, ma penso concezioni che dividono, è interessante notare che le descrizioni dell'orgasmo di diversi paesi e culture sono gli orientamenti della moderna sessuologia. Rinascita 19-12-75. Il sole grigio giallo tempestato e amorfo non ha forme ma solo calore e misto alle voci i pensieri, sociologia, affogano in concretezza drammatica più del linguaggio che la esprime. È una vicenda, storia, racconto. Apro il libro, il giornale, il testo, questa grigia informe concretezza storico-politica a fame di non di sesso, ascolto ormai senza interesse, questo è il momento di, e cose senza senso e inespressive hanno paura. Lo strano sentimento di soddisfazione e la sicurezza non articolata in linguaggio, ciò di cui hanno paura, di cui hanno soprattutto paura. Paura, rifletti in vita, nel momento più alto, Eros, si pongono le condizioni per ripristinare un rapporto reale con le più profonde radici della vita stessa, scrive l'articolista. Ho sempre pensato il contrario, no temporanea modificazione dello stato di coscienza. Che brividi, la solitudine non fomenta pensieri, ma viceversa.
e questa sottile incomprensione, sottile arcano, nessuno mi dice è sottinteso ed estetico. Ho sempre pensato che l'assenza del linguaggio sessuale riduca a essere infantili, inventarsi l'alfabeto. Ma alcuni sono belli, non hanno paura del sesso, e il sesso il mondo sembra li odia, e l'essenza, la formula è senza esagerazione, con modestia, ma chi li controllerà, non lo so. Superbia e non sentimentalismo, disintegrazione, rifiuto, felicità pazza senza regole, ti amo è uguale a ti odio, l'ho detto sopra. Non so quello che mi succederà, ma non mi interessa, non voglio rapporti con le radici della vita, ma quasi mi rifiuto. La barbarie, la sincerità non esiste. La barbarie, la sincerità nel sesso non esiste. E a pagina 20 e a pagina 50 e ad altre pagine di testi che non cito, trovo le stesse cose. Questa civilizzazione in questa maniera e questa idea, sesso, ci distrugge. Questo estremismo non voluto, panorama, induce, limita, in affetto niente, realismo sogno, antinomie. E anche questa forma è ambigua, ne sono contento. Nessuno può impedire, meno l'affetto, di essere come nessuno ha potuto e come tutti, artisti, acrobati, eccetera, simulano essere. Laddove Nietzsche, il cristianesimo, Rimbaud ed altri miei amici sono falliti, e non contiene ma presuppone ideologia, poesia, eccetera. Lei ricercava in tutte le dimensioni del possibile un'identità e non era sorretta né dalla fede né dalla saggezza ma dalla sua ingenua forza. Tiranni, corrotti, burocrati, spie. In questo ventaglio di storia rifiutare la gioia di giorni tranquilli, il sole che tramonta silenzioso, un rosso cupo denso, le mani abitudinarie, camicia quadri di vari colori ed amicizie incerte, pubblicità, dolcemente distesi sul divano, ed i suoi occhi color carta da zucchero, non importa se i ricordi di lui affaticano il momento, lo sovraccaricano, come i lavoratori quando si identificano realizzano questo antimomento, e come egli, il signore e tutta la sua classe, osanni questa estetica dopo lavoristica di masturbarsi, di dipingere, di drogarsi, di essere adulti, di essere responsabili, di essere padri, di essere, come addirittura l'esplosione del momento tolleri, contenga, sperma dialettico, la sua estetica, l'estetica del momento più basso, del momento inferiore, la vendetta storica, il ricatto. Poi sempre dolcemente guardandosi ai corpi armonizzati l'uno verso l'altro, lei strappa da questo orizzonte un sogno. È il momento estremo e nessuno le concede fiducia. Apre addirittura la storia di queste improvvisazioni. E ritrova calma la mano che le sfiora il ventre, le carezza il pube. Dorme sornione e sconfitto egli, il Signore, esorcismo relegato fatto dalla polvere dei cadaveri di tutti i tiranni grandi e piccoli. Calma la mano le scopre il pube. Quest'assurdo incontro, e poi pensa lui, chissà quando tornerà la fiducia. Eppure tenta, lei impallidisce, ci sono cose che odia e cose che ama, è giorno, pallida, infila gli occhiali e cade, si immerge in questa estetica dell'antimomento,
spade brandiscono questo percorso oscuro che conduce al suo grembo, si spoglia, si guarda allo specchio, le natiche rotonde riassumono il baricentro, Dio e da monte a valle ondeggia sotto il peso di lui, si scioglie, apre la bocca, schiude le ciglia. Mi hai chiamato, N? No, risponde la voce. Lei lascia cadere la camicia sbottonata sul corpo, chiude la lampo dei jeans che stringono le natiche, il ventre e la vita. Si accosta alla finestra, nel fumo incerto di odore acre che sale dalla strada, gli occhi le diventano traslucidi e molto aperti. Egli tace, il tramonto è al culmine. Chissà quando tornerà questo momento, pensò, e depose la scatola nella stanza. Si strinse nel vuoto grigio tenue, dalla finestra arrivavano bagliori. Sono stanca, pensò. Rifluiva il sangue dalle tempie, estrasse il fazzoletto dalla veste a pois blu, si deterse la fronte. Il fumo e la polvere della pianura salivano all'orizzonte. Scese sulla strada e immerse le mani nella vasca del lavatoio. Parlò a lungo con la persona che incontrò sul sentiero. Sciolse i capelli che le pesavano sulla nuca. Dal labirinto del ricordo evocava pensieri tristi e pensieri allegri, con sentita indifferenza. Un brivido di oscure possibilità le affatica il respiro. Il suo viso sorridente dagli occhi traslucidi si riflette nel vuoto dell'aria. Pensa di avere in sé corpi ed esseri estranei, ma estremamente semplificati. E a poco pensava mi avvicinerò alla cattiveria profonda, all'assenza di presenze estranee. Con uno strano senso di vertigine pensava ciò. Sedette sul sasso ai margini di un campo arato, sponde in qua e in là di tavole rotte delimitavano lo spazio. Un fanciullo imbarazzato e guardando lei correva sul campo. La terra mandava una polvere strana. Il presente le turbava la tranquillità dei pensieri. Un senso piacevole si insinuava in lei, le modificava il presente. Gli occhi traslucidi vagavano sui boschi circostanti. Con quale slancio poetico e quale immediata rispondenza, ma c'era qualcosa che si opponeva al momento, e come senza respiro a riflettere su sé e sugli altri, apre il quaderno con gli appunti. Atmosfere si susseguono ad atmosfere. Il linguaggio non le fa paura, tantomeno gli oggetti. Storia della contaminazione, storia della sconfitta, storia del conformismo. Estasiata pronunciava parole favolose. O non riesce ad immaginare quanto X ed Y, accidenti, oddio. Il viso ancora asciutto apparentemente vellutato, non poeticamente ripiegata su sé. Lui si chiedeva perché tutto quello che determinava il mondo e le cose non determinasse il corpo e la psiche di lei. Bufera, burrasca, pensò, e accostandosi al volto di lei sembrava a lui di essere privo di qualcosa, di atmosfera che lei amava, neutro e atono. Tuttavia anche oltre lui c'era un grande vuoto detto destino, noia, banalità. Bene. Quale grande illusione possiamo finire qui, nel senso che una domanda volevo farti. Siamo nel 77, un momento di grande rottura, lo hai detto anche tu. Secondo te è stata una rottura che è esaurita o deve produrre ancora delle cose interessanti? È una rottura che produce inevitabilmente, cioè contamina in continuazione e quindi rende, come dire, la tradizione una tradizione scomparsa, finta.
Sì, nell'arte. Ogni generazione riscrive la storia. E nel riscrivere la storia. Particolare però. In cui c'è un convergere però di generazioni intorno ad un unico tema, quello della rigenerazione, per esempio. Sì, cioè è inevitabile che tutto questo ritorni in continuazione a disturbare la tranquillità umana, tutto questo materiale che ha messo in campo quel tipo di operazioni dove c'erano tanti nomi, diciamo c'era Joseph Beuys che fece appunto anche una conferenza nella stessa sala, e poi c'erano tanti artisti tipo Vettor Pisani, Gino De Dominicis, Cunellis, che hanno elaborato tutte operazioni che non sono, come dire, banali. Infatti il poema si chiama Poema Banale in maniera ironica. Bene, bene, questo ufficio dell'immaginazione preventiva quindi è ancora aperto. Speriamo che possa continuare a dare delle indicazioni interessanti. Beh, sì, potete andare al Museo Macro ogni periodicamente, ci sono varie sale dove in alcuni ci sono delle mostre, in altre degli audio, in altre delle citazioni, che non sono cose che faccio io, è una ripresa del concetto dell'ideologia, una ripresa dell'estetica, del codice. Certo, anti-ideologico, immagino. Sì, nel senso che è un codice che si rinnova in continuazione, non è la ripetizione di un codice. Certo. Grazie Franco, abbiamo chiuso in bellezza con una proposta molto originale e connubio appunto tra pittura e poesia. Grazie ancora. Buonasera a tutti. Allora, chiudiamo qui, davvero una puntata ricchissima, chiusa in bellezza come abbiamo appena detto. Noi chiudiamo questa serie di Transitiamo Umani su Radio Poetanza, chiudiamo abbastanza soddisfatti, devo dire, perché come avete potuto notare ogni puntata è stata ha una sua singolarità, ha un suo profilo autonomo, e del resto è una delle cifre di questi Transitiamo Umani è fare in modo che ogni appuntamento sia qualcosa, non dico di originale, perché di originale è rimasto molto poco, però insomma qualcosa che attira l'attenzione, che serve a far riflettere, che chiami intorno a sé diversi poeti che, come avete sentito, si sono tutti espressi con una bella forza, con una bella energia, in due parole impegnandosi, insomma, non passando certo la serata. Grazie ancora e noi torneremo a settembre, grazie di averci seguito e a presto.